Sul blog i militanti 5 Stelle hanno detto sì all'abolizione del reato di clandestinità, sconfessando la linea Grillo-Casaleggio. Oggi in aula i senatori grillini dovranno votare sul provvedimento. Intanto lanciano nuovi referendum online anche sulla legge elettorale. Sentiamo Elisabetta Margonari. La rete per i 5 Stelle è sovrana, si sa, e la rete vuole l'abrogazione del reato di clandestinità. Ieri gli iscritti al movimento si sono espressi più del 63% a favore. Così oggi, che se ne discute a Palazzo Madama, il gruppo voterà per l'abolizione. E saranno soddisfatti i senatori che scrissero e fecero approvare l'emendamento. Piacerà meno a Grillo, che ora deve accettare la scelta della base. Quando mesi fa i suoi parlamentari presentarono la norma, lui li bocciò senza mediazioni. Non è nel programma, l'avessimo annunciata in campagna elettorale avremmo preso numeri da codice postale. Questo disse allora. Oggi non commenta. Seguirono assemblee di fuoco, chiarimenti, e anche adesso le polemiche non si placano. I militanti protestano sul blog. Quelli che lamentano la consultazione è stata aperta all'ultimo minuto, che non c'è stato abbastanza tempo per informarsi e discutere, e quelli che denunciano una virata a sinistra del movimento. Qui non piace l'abrogazione del reato di clandestinità, ma il punto è difendere il sistema, andare avanti con l'impegno preso dai 5 Stelle fin dalla nascita, ascoltare la rete. Così, dopo la consultazione di ieri, il prossimo test di democrazia diretta sarà dedicato alla riforma elettorale. Faremo partire, sono già partite in queste ore, una consultazione sul blog con cui chi vuole potrà dire la sua, perché la legge elettorale degli italiani dovrà essere decisa dagli italiani e non da pochissime teste che si riuniscono nelle sale dei palazzi del potere. E poi già si annuncia una consultazione sulla legge Fini-Giovanardi sulle droghe, che i parlamentari 5 Stelle vogliono rivedere liberalizzando la cannabis. Ma se questo è il metodo, il senatore Orellana rilancia. Bisogna mettere ai voti l'alleanza col Partito Democratico. Molto critico lui sulla gestione del voto di ieri. Il dato positivo è che per la prima volta si esprimono gli iscritti. Ma siamo in mano ad uno staff che non è adeguato. Non so chi lo componga. Ho chiesto di saperlo.